Goel nasce nel 2003, nasce dalla voglia di innescare un processo di riscatto e di cambiamento in Calabria, cambiamento che ovviamente fa i conti con gli ostacoli più grandi alla realizzazione di questo cambiamento, ovvero l''ndrangheta, il sistema che l''ndrangheta ha creato anche insieme alle massonerie deviate, il sistema anche di corruzione, e nello stesso tempo anche gli effetti di depressione economica e di disoccupazione. Nasce nel 2003 perché a metà degli anni 90 avviamo nella Locride, in ambito ecclesiale, un'esperienza di incubatore, il Crea Lavoro, da cui nascono diverse cooperative e con le quali e con altri soggetti del territorio intorno al 2000 avviamo una fase di riflessione dove ci chiediamo perché la Calabria è messa così male. Oggi Goel è formato da 12 cooperative sociali, due cooperative di conferimento agricolo, due associazioni di volontariato, una fondazione e 29 aziende, prevalentemente agricole. Il gruppo è nato nella Locride, costa ionica della provincia di Reggio Calabria. Ma oggi siamo presenti nella Locride, nella piana di Gioia Tauro e iniziamo ad essere presenti nella provincia di Vibo Valentia e nella provincia di Catanzaro. Nasce nel 2003 perché a metà degli anni 90 avviamo nella Locride, in ambito ecclesiale, un'esperienza di incubatore, il Crea Lavoro, da cui nascono diverse cooperative e con le quali e con altri soggetti del territorio intorno al 2000 avviamo una fase di riflessione dove ci chiediamo perché la Calabria è messa così male. La risposta che ci diamo è che in Calabria la precarietà è stata elevata a strumento di governo del territorio. Genera dipendenza, assoggettamento delle persone, controllo dei voti, controllo delle risorse pubbliche. E ciò avviene grazie a due soggetti che si sono alleati insieme, che hanno creato questa amministrazione della precarietà. Una è l''ndrangheta, non tutta, quel 5% che oggi, di 'ndranghetisti che oggi detengono il 90% delle risorse dell''ndrangheta, che più di 40 anni fa decidono di allearsi con un reticolo di massonerie deviate e che oggi portano avanti, amministrano questo sistema di governo della precarietà. Goel decide fin dall'inizio di innescare questo processo di cambiamento in Calabria, dimostrando che l'etica non è una scelta di retroguardia per animi nobili che si vogliono immolare, ma può essere la via maestra dello sviluppo economico di un'intera regione. Ed è enormemente più efficace ed efficiente della pseudoeconomia mafiosa che oggi sembra essere l'unica alternativa possibile in alcuni territori della Calabria. E per fare questo, da un lato Goel delegittima l''ndrangheta con un'azione continua di propaganda, di comunicazione di propaganda che mette in evidenza gli aspetti fallimentari dell''ndrangheta. A noi piace ribadire che oggi l''ndrangheta è considerata la mafia numero uno al mondo. La mafia numero uno al mondo ha prodotto l'ultima regione in Europa e questo è il fallimento totale di questa organizzazione. Quindi, da un lato, mettere in evidenza le contraddizioni e i fallimenti continui dell''ndrangheta, dall'altro lato, però, costruire esempi di economia sociale, di economia etica che funzionano davvero. Questo è il motivo per cui in Goelle non ci sono solo i progetti sociali tipici del mondo delle cooperative sociali, ma accanto a ciò ci siamo dedicati a dimostrare che le aziende che nel territorio si ribellano, ma ne avranno un vantaggio economico, cosa che finora difficilmente succedeva. Ce li abbiamo anche noi, abbiamo le attività di accoglienza di minori e adolescenti che vengono da percorsi di devianza, perché dobbiamo dare un'alternativa a quei giovani che rischiano di essere poi arruolati tra le fila dell''ndrangheta. Abbiamo attività di accoglienza dei migranti, perché siamo convinti che i migranti possono essere una grande opportunità per una regione come la nostra, proprio per l'integrazione e lo sviluppo che possono aiutare a portare avanti.
Abbiamo deciso proprio quando l'ASL di Locri veniva commissariata diversi anni fa per 'ndrangheta, di fare anche un pezzettino di sanità nell'ambito della psichiatria, della salute mentale. Abbiamo messo su i viaggi del Goel, un tour operator di turismo responsabile che fa pacchetti turistici di incoming in Calabria, pacchetti di turismo ecologico ambientale, turismo enogastronomico bio, turismo culturale, turismo sociale, ma lo fa con aziende turistiche, ristoranti, alberghi, che si sono ribellate alla 'ndrangheta oppure con beni confiscati. Quindi noi riempiamo di turisti quelle strutture che hanno avuto il coraggio e la coerenza di dire no. E infine, con i viaggi del Goel, offriamo la nostra proposta ai gruppi, alle scuole superiori. Ci sono molte scuole superiori d'Italia che vengono a visitarci per imparare la cittadinanza attiva e come si lotta alla 'ndrangheta e le mafie. E infine adesso stiamo cercando anche di andare oltre i confini nazionali e offrire un prodotto di turismo responsabile aperto anche nel contesto europeo. La stessa dinamica l'abbiamo portata avanti in ambito agricolo. Abbiamo aiutato a creare la prima cooperativa agricola fatta da aziende agricole che si sono ribellate alla 'ndrangheta. Questo da un lato per aiutare le aziende agricole che vengono continuamente aggredite a difendersi dalle aggressioni, perché la 'ndrangheta si ritrova così tutta la comunità di Goel dietro quell'azienda agricola. Ma dall'altro lato per dimostrare sempre che queste aziende che non piegano la testa hanno fatto la scelta anche economicamente più giusta. Noi siamo partiti da una situazione in cui le arance nel nostro territorio venivano pagate 5-10 centesimi al chilo. Con le aziende che si sono ribellate alla 'ndrangheta abbiamo ricostruito la filiera di produzione e di distribuzione anche con nostri centri logistici, con nostri centri di trasformazione, e oggi noi paghiamo le arance bio ai cancelli dell'azienda, quindi il primo prezzo ai cancelli dell'azienda, 40 centesimi al chilo. 40 centesimi non è solo 8 volte 5 centesimi, è il prezzo più alto pagato per le arance in Calabria. Chi prende il prezzo più alto pagato per le arance in Calabria oggi? Le aziende che hanno detto no alla 'ndrangheta. Vuoi vedere che ribellarsi alla 'ndrangheta conviene? Vendiamo nei gruppi di acquisto solidali, vendiamo nelle botteghe del commercio eco e solidale, nei supermercati Natura Sì, in Italy, in Coop Svizzera, nel circuito del commercio equo tedesco. Questo per ciò che riguarda i prodotti di Goel Bio, prodotti che vengono anche commercializzati anche attraverso i nostri e-commerce. E da questo anche l'economia circolare, quindi con i sottoprodotti della trasformazione agricola abbiamo dato vita alla filiera della bioecodermocosmesi, dove gli oli essenziali di agrumi, l'olio di oliva biologico diventano gli ingredienti di questi cosmetici bio. Parallelamente con la biocosmesi stiamo lavorando per altri marchi, per esempio abbiamo fatto i prodotti di cosmesi biologica per Yamamay, e Yamamay ha accettato questa sfida di convertire i suoi cosmetici in bio attraverso la nostra consulenza. E parallelamente stiamo sviluppando una nostra linea di bioecodermocosmesi di alta qualità che distribuiremo in tutte le realtà erboristiche specializzate. Un'altra attività di Goel è Cangiari, per recuperare e rilanciare l'antichissima e prestigiosa tradizione della tessitura a mano calabrese, ci siamo inventati il primo marchio di alta moda etica in Italia. E lo abbiamo fatto con l'aiuto di quelle donne che nel territorio hanno voluto caparbiamente recuperare questa tradizione. Parallelamente, lo faremo anche attraverso il nostro e-commerce,
Con Cangiari stiamo cercando adesso di investire e portare tutto sull'e-commerce, perché l'e-commerce ci consentirà di poter raggiungere tutto il mondo con i nostri prodotti. Abbiamo sviluppato anche la sposa etica di Cangiari, quindi una linea anche di abiti da sposa biologici, perché il marchio Cangiari, c'è da dire che è anche uno dei pochissimi marchi completamente biologici in Italia, nella fascia alta della moda italiana. E infine un'altra attività importante di Goel è quello di essere da moltiplicatore per altri che vogliono far partire in Calabria iniziative che siano innovative ed etiche. Abbiamo dato vita a un incubatore che si chiama Campus Goel, dove gratuitamente aiutiamo a far partire altre start-up che siano etiche ed innovative. L'incubatore è presso gli uffici di Goel e noi offriamo tutti i servizi di supporto imprenditoriale gratuitamente, offriamo i marchi di Goel se servono e infine regaliamo in aperta, diciamo, polemica con tutte quelle lobby, con tutti quei circuiti, quei club che vendono a caro prezzo questo aspetto, regaliamo le nostre relazioni, in modo tale che non ci sia bisogno che nessuno faccia giuramenti col sangue per avere 4 relazioni significative e importanti per il proprio futuro. Goel nel corso degli anni si è confrontato con le aggressioni della 'ndrangheta e ne abbiamo ricevute tante, sia centralmente come Goel, sia presso i nostri soci. Noi abbiamo imparato a difenderci nel corso degli anni, partendo da quella che era una delle prerogative della 'ndrangheta. La 'ndrangheta ha imparato dagli errori di Cosa Nostra, ha imparato che è un grave errore sfidare lo Stato, preferisce infiltrarlo lo Stato, ha imparato che non vanno creati eroi, che non bisogna attirare l'attenzione dell'opinione pubblica, che bisogna stare sotto traccia, e questa strategia è una strategia che ha pagato. Noi, capendo questo, abbiamo costruito una forte rete in tutta Italia e adesso la stiamo costruendo anche a livello internazionale. È una forte funzione di comunicazione all'interno del nostro gruppo e ogni volta che veniamo aggrediti noi scateniamo una campagna dell'opinione pubblica, di reazione mediatica, per cui puntiamo i riflettori di tutta Italia sull'aggressione che riceviamo, anche se l'aggressione è piccola. Questo normalmente ha scoraggiato il reiterare degli attacchi della 'ndrangheta, perché la 'ndrangheta sa molto bene che l'attenzione dell'opinione pubblica significa per loro arresti, significa per loro tutta una serie di reazioni che porteranno dei guai seri. Malgrado ciò, sporadicamente continuavamo ad essere colpiti. Se non che abbiamo deciso a un certo punto di portare avanti un'azione totalmente nuova, totalmente anche creativa. Ci siamo detti, la 'ndrangheta, oltre che un danno economico quando aggredisce qualcuno, quando aggredisce un'azienda, vuole gettare nello sconforto il territorio, vuole creare un'atmosfera di depressione sociale, perché la 'ndrangheta sa che la depressione sociale fa stare buona la gente. E noi cosa potremmo fare che sia esattamente opposto a tutto ciò? E allora abbiamo deciso in modo provocatorio che dopo ogni aggressione da parte della 'ndrangheta, dopo ogni eventuale attentato e danneggiamento, noi avremmo organizzato una festa. L'abbiamo chiamata, l'abbiamo ribattezzata Festa della Ripartenza. Attraverso la Festa della Ripartenza noi coinvolgiamo tutta la comunità locale attorno alla vittima che viene aggredita e coinvolgiamo l'opinione pubblica nazionale attorno alla vittima aggredita. Tutto ciò porterà, l'abbiamo visto nella nostra esperienza, tutta una serie di aiuti, di sostegni, di solidarietà, di opportunità che nascono per la vittima che è stata colpita. E dopo qualche mese, dopo 2 o 3 mesi, aver generato tutto ciò, la Festa della Ripartenza prevede che noi facciamo un report pubblico nei media locali ai mafiosi, spiegando loro quanti vantaggi la loro aggressione ha prodotto per la vittima e portando a far sì
di comprendere che sostanzialmente più ci colpiscono e più ci sostengono, in realtà ci aiutano e ci rilanciano. Dopo tre feste della ripartenza, adesso è da 2 anni che danni seri, danni consistenti non ne riceviamo. È un tempo molto lungo per noi. Noi ricevevamo aggressioni quasi ogni anno. Sì. Crediamo e interpretiamo questo col fatto che loro abbiano capito davvero che ci stavano dando una mano d'aiuto. Quelle si è molto evoluto. Inizialmente siamo partiti dalle cooperative sociali, poi abbiamo capito che dovevamo coinvolgere anche altri soggetti, come per esempio le aziende agricole, magari riconducendole poi in un alveo di cooperazione sociale. Ci siamo espansi nel territorio, siamo partiti dalla Locride, oggi copriamo diversi territori della Calabria. Quelle sicuramente oggi ha prodotto risultati, diciamo, tangibili, importanti. Noi oggi abbiamo 200 lavoratori dipendenti, abbiamo qualcosa come intorno a 150 tra partite IVA, collaboratori esterni e imprenditori, che non sono grandi numeri, ma in Calabria sono numeri importanti. Però grande risultato, noi oggi lo vediamo quando facciamo per esempio le assemblee. Noi facciamo le assemblee tutti insieme e allora vedere questa comunità che proviene da diverse zone della Calabria, che dove per esempio gli agricoltori stanno ad ascoltare con interesse come è andata la stagione turistica, gli operatori turistici vedono come è andata la moda, le operaie tessili vedono come stanno proseguendo i progetti sociali. E tutti insieme, benché in settori diversi e benché in territori diversi, si sentono una comunità di riscatto, accomunati da questo obiettivo di voler cambiare le cose in Calabria. Ecco, io credo che questo sia uno dei più grandi risultati di Goel che abbiamo conseguito. Frutto non casuale di una paziente opera sia di organizzazione, di ingegnerizzazione organizzativa di Goel, ma anche di azione culturale interna, dove le persone non partono consapevoli, lo diventano facendo strada facendo, toccando con mano, pur tra mille difficoltà e contraddizioni che ovviamente anche noi viviamo, che però un'alternativa è possibile. Oggi Goel lavora in questi territori perché siamo arrivati a questi territori. In realtà vorremmo essere presenti in tutta la Calabria e gradualmente credo che lo faremo. E ovviamente la nostra non è una realtà solo associativa, è una realtà sociale, non profit, ma anche imprenditoriale allo stesso tempo. E quindi la possibilità di includere nuove aziende, nuovi soggetti, nuovi soci va di pari passo con la crescita anche di tipo economico. Noi abbiamo molte aziende agricole, per esempio in Calabria, che vorrebbero entrare in Goel Bio, che vorrebbero usufruire di un prezzo dignitoso, anche schierandosi apertamente contro l'andrangheta. Ma questo sarà possibile nella misura in cui noi amplieremo i mercati. Oggi Goel Bio, per fare un esempio, distribuisce non solo nei circuiti ecosolidali, ma anche nei circuiti più sani della grande distribuzione. Distribuiamo, un nostro partner importante è il gruppo Ecornatura Sì, ma siamo entrati anche in Italy, siamo entrati in Coop Svizzera, siamo adesso nella rete dell'equo solidale tedesco. E man mano che si ampliano i nostri mercati, i prodotti che noi facciamo, anche attraverso per esempio la vendita con i nostri e-commerce, noi abbiamo la possibilità di dare ad altri l'opportunità di entrare e di diventare soci di questa grande famiglia che è Goel. Addio Pizzo e Addio Pizzo Travel sono delle realtà che conosciamo da molto tempo, sono nostri partner, collaboriamo con loro e con il loro tour operator loro sono nati dopo di noi. Tuttavia oggi sono più avanti di noi, hanno sviluppato molto bene questo loro impegno. E oltre, diciamo così, la sintonia simbolica, stiamo cominciando a fare dei prodotti comuni, per cui sempre di più tra questi tour operator che oggi portano avanti quest'idea del mafia free,
del turismo Mafia Free, perché è importantissimo che la gente capisca come verranno utilizzati i propri soldi e se attraverso una vacanza tu stai finanziando le mafie oppure no. E quindi questo è un aspetto importante che speriamo che in un futuro sia altrettanto importante quanto la sostenibilità ambientale. Come Goel abbiamo sempre voluto dare un'immagine molto legata, diciamo così, anche alla sostenibilità economica, più che all'aspetto movimentistico, associativo. Noi non siamo nati per combattere il pizzo e tutto sommato non siamo nemmeno nati per combattere l'andrangheta. Noi siamo nati per dimostrare che l'etica è non una delle vie dello sviluppo, è la via dello sviluppo. Sto noi crediamo che diventi automaticamente antitetico e oppositivo e potentemente delegittimante per le mafie. E quindi in qualche modo l'impostazione è questa. Noi vorremmo riuscire a far capire anche alle normali imprese profit che questa è un'alternativa anche per loro, che non è una corsia privilegiata riservata a qualche cooperativa sociale che può usufruire di qualche finanziamento e solo così ce la fa ad andare avanti, per intenderci, ma può diventare un'alternativa percorribile da tutti. Questo è il motivo per cui, per esempio, è nato da poco un piccolo ramo in Goel che si chiama Goel Consulting, dove noi facciamo consulenza alle imprese profit su come sviluppare dei prodotti etici e competitivi sul mercato, proprio per far capire che questa è un'alternativa, non è una riserva indiana etica solo per pochi. Goel è una parola biblica. Nell'Antico Testamento, nell'Antico Israele, quando uno non aveva i soldi per pagare i debiti, per esempio, finiva schiavo. Il dovere di aiutarlo era dei familiari. Il Goel era un estraneo che in maniera del tutto disinteressata pagava il prezzo del riscatto e restituiva la persona, potremmo dire oggi, a uno stato di cittadino libero. Letteralmente vuol dire il riscattatore. Mi ha dato questo titolo di fellow perché credo abbia visto un apporto innovativo dell'esperienza di Goel. In realtà, quello che noi stiamo seguendo come approccio e che forse è la vera innovazione, abbiamo tante innovazioni, però la vera innovazione è l'approccio un po' olistico, complesso alla trasformazione sociale. Cioè noi pensiamo che una società è una cosa molto complessa e articolata. Non puoi produrre cambiamento solo da un solo punto di vista, utilizzando solo l'aspetto sociale, utilizzando solo l'aspetto economico, utilizzando solo l'aspetto culturale. Il cambiamento è complesso quanto è complessa la società che deve cambiare. E da questo punto di vista lo sforzo di Goel è quello di essere innovativo su tutti i fronti e curare tutti i fronti parallelamente. Goel è una comunità di donne e di uomini. Metto prima le donne perché il 70% di Goel è donna, che porta avanti questo aspetto di questo progetto come comunità e non c'è uno che produce tutto. Ashoka è stato importante per noi perché ci ha aperto un network internazionale di cui noi sentivamo già il bisogno e che già stavamo provando a costruire e a cercare. Noi oggi l'Europa interessa per diverse ragioni. Da un lato perché crediamo che la nostra terra, la Calabria, vada raccontata pur nelle sue contraddizioni, ma anche per i suoi aspetti meravigliosi in Europa e non solo in Italia. La visibilità della nostra esperienza può portare delle nuove opportunità per la nostra terra. Poi crediamo che nella nostra missione, che rimane fermamente ancorata in Calabria, anche se lavoriamo in tutta Italia, anche facendo questo in una regione specifica, abbiamo intuito, e non lo diciamo solo noi, lo dicono anche chi ci viene a conoscere, abbiamo intuito delle cose che potrebbero avere una portata molto più ampia. E allora Ashoka, diciamo che ci aiuta
a continuare ad essere concentrati in Calabria, ma a fare in modo di condividere quel know-how di innovazione che abbiamo appreso in Calabria anche con altri. E ci piace questa idea di poter essere utili ad altri in altre parti d'Europa, in altre parti del mondo, attraverso l'esperienza che abbiamo sviluppato faticosamente in Calabria in questi anni. L'Italia che cambia per noi è rappresentata un po' da questo progetto che stiamo lanciando in questo momento, che è Ricalabria, che è un progetto dove andremo nei territori a insegnare la democrazia partecipativa. La maggior parte delle persone purtroppo è stata convinta che per esserci la democrazia sia sufficiente il suffragio universale. Andare a votare è un requisito necessario ma non sufficiente perché ci sia la democrazia. La democrazia è anche partecipazione, cioè la possibilità che il giorno dopo delle elezioni chi è stato eletto e chi ha eletto insieme governino la nazione, governino il territorio. Allora l'Italia che cambia è l'Italia di una nuova visione dello Stato, dove i cittadini sentono di essere lo Stato, non di esprimere lo Stato, e dove i cittadini, insieme a chi li governa, producono il cambiamento che auspicano. E allora io credo che l'Italia che cambia sia essenzialmente questo, e questo chiede non solo delle cose da fare, ma anche una nuova visione della democrazia e dello Stato che è urgentissimo da portare avanti in Italia. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai. Quest'Italia che cambia, siamo noi.